alla Voce dello Spi, la rubrica curata dallo Spi CGIL di Modena. Parliamo di invecchiamento attivo e dei luoghi per aggregare, ecco, e fare socializzare le persone anziani, pensionati in città e in provincia. Lo facciamo con i nostri ospiti, che sono Antonella Ballestri, la coordinatrice dello Spi CGIL di Modena, Annalisa Lamazzi, presidente dell'ARCI Modena, e Angelo Morselli, presidente dell'AUSER di Modena. Comincerei subito da Ballestri, visto che lei coordina un po' quelle che sono le leghe dello Spi sul territorio. Dove siete presenti, quali attività promuovete? Allora, noi siamo presenti in tutti i quartieri, sono 7 le leghe. Noi abbiamo come SPI CGIL circa 13.500 iscritti, e la scelta appunto di essere nei vari quartieri è proprio per essere più vicini ai pensionati. Nelle leghe ci sono circa una 60 di volontari, appunto pensionati, che diciamo così si occupano un po', e fra altre cose devo dire nella maggior parte donne, questo mi fa ovviamente piacere. E si occupano intanto di quello che possa essere l'aspetto burocratico, che è per esempio il controllo della pensione, visto che oramai l'INPS non manda più nulla a casa, è importante comunque controllare che tutti i diritti che appunto ognuno di noi, anche io sono volontaria, abbiamo, siano stati appunto espletati. Non è sempre così, perché molti vanno richiesti espressamente. E poi abbiamo anche sempre nelle leghe gli operatori fiscali e anche quelli di patronato, per tutte le pratiche appunto che possono riguardare i pensionati. Ma non abbiamo, diciamo che questo è l'aspetto burocratico, ma assolutamente non è solo questo, perché spesso appunto chi viene nelle leghe, appunto il pensionato, viene a portare tutte quelle che sono le proprie problematiche, e noi proprio rispetto a questo cerchiamo di essere vicini e di aiutarli proprio in tutto quello che può essere il loro vissuto quotidiano. So che avete un'iniziativa che si intitola I pensionati parlano alla città. Come sta andando, e quest'anno insomma un po'? Su quali temi vi siete concentrati? Sì, guardi, proprio come dicevo prima, visto che i volontari raccolgono spesso le richieste, cioè i bisogni dei pensionati che appunto vengono nelle leghe, e noi facciamo varie iniziative, per esempio ne abbiamo fatto anche per le loro paure, anche sulle truffe, per dire, però abbiamo pensato appunto di, verso la fine della primavera, di fare una serie di iniziative concatenate fra loro in vari punti della città. Abbiamo iniziato nel 2016, quest'anno abbiamo toccato i temi socioassistenziali e sanitari, e per esempio la Lega di Buon Pastore e la Lega di Sant'Agnese si sono occupate delle case della salute che dovrebbero sorgere appunto in vari punti della città, spiegando, facendo domande ovviamente agli interlocutori giusti, insomma avevamo la ASL e così via. Poi la seconda lega invece, che le altre due leghe, che era San Lazzaro, il centro storico, e anche la Crocetta, si sono occupati di quelli che sono i servizi domiciliari, e anche qua portando tutto quello che ci veniva detto come carenza, come mancanza. E l'ultime due leghe, che sono appunto quelle della Madonnina e San Faustino, invece si sono occupate di un tema molto importante, che è quello dei disturbi neurocognitivi, con il dottor Fabbo, e questo è stato una cosa che ha veramente portato, facendoli così, molta popolazione ha partecipato, si è stato molto gradito. Perché sono proprio temi centrali, sì, per infatti, chi vive nella terza età, esatto. Sia chi assiste la terza. Esatto, in salute, svolge una vita attiva, ma magari si deve occupare di familiari ancora più anziani, insomma, quindi insomma problematiche su cui voi giustamente mantenete molto alta l'attenzione. Ma com'è Modena? È una città accogliente per gli anziani, insomma, cioè, è difficile? Io intanto farei una distinzione fra il pensionato, diciamo così, che ha una discreta pensione e sta bene in salute. Ecco, io direi che per queste persone potrebbe essere un bellissimo momento della vita, perché stai bene, sei libero dai impegni, tutto al più, ogni tanto hai nipoti, e appunto poi hai l'università della terza età, hai le varie polisportive, ci sono moltissime biblioteche. Stiamo vedendo anche immagini proprio, insomma, esatto, di chi... fai ginnastica, esatto. Puoi fare... E davvero possono essere tanti modi di svagarsi, e credo che Modena sia una città che offra.
molti modi di svagarsi e di stare insieme agli altri. Il problema vero è l'aumento in quest'ultimo periodo della povertà, e il problema nasce quando invece il pensionato ha una pensione che non gli permette di vivere dignitosamente, e soprattutto quella persona che adesso ultimamente tutti sappiamo è venuta molto a mancare la rete amicale anche parentale, perché c'è sempre più solitudine, ecco, questo è il vero, esatto, problema. Il problema è che quindi queste persone, se poi insorgono anche piccoli problemi di salute per cui fai fatica a deambulare, ti ritrovi chiusi in casa perché casomai abiti in una casa senza ascensore, e poi hai appunto meno esci, più ti deprimi, poi resti in casa a guardare quei programmi televisivi pomeridiani dove enfatizzano i fatti di cronaca nera, che quindi ancora di più ti spaventi e ancora meno esci. Ecco, per queste persone io credo che noi dobbiamo lavorare molto, per questi anziani, cioè anche con i centri per anziani, con i centri diurni, dove appunto è possibile essere in modo conviviale insieme agli altri e evitare di chiudersi e avere la depressione, insomma. Allora, prima di sentire poi proprio la Mazzi e Morselli, che insomma con le loro associazioni hanno sviluppato proprio una serie di attività mirate a sconfiggere la solitudine, questa grande nemica degli anziani, vogliamo proporvi insomma una breve intervista all'assessore Giulio Guerzoni, assessore allo sport e volontariato. Lo abbiamo interpellato a proposito delle polisportive, che sono appunto luoghi tradizionalmente frequentati da anziani. Questo modello delle polisportive funziona ancora? È un po' in crisi? Sono diminuiti gli iscritti? Bisogna ripensare questo modello? Tutte domande che abbiamo rivolto a Guerzoni. Sentiamo la risposta dell'assessore. Lo SPCGL teme che il modello e la capacità di aggregazione espressa finora dalle polisportive sia in crisi. Lei cosa ne pensa? Ma i numeri freschissimi del 2016 ci dicono che la crisi ovviamente è ancora lontana, nel senso che le polisportive sul territorio modenese sono oltre 26, 27 a seconda di come consideriamo certi spazi, e in totale i soci sono più di 17.000. È chiaro che se noi facciamo un paragone tra questa realtà e magari gli anni 80, gli anni 90, in un mondo completamente diverso, il dato assoluto probabilmente è in calo, ma non credo che questo debba essere l'unico metro di paragone. Bisogna dire che nonostante il mondo cambiato, nonostante la globalizzazione, nonostante un calo demografico, nonostante altre offerte presenti in città, esiste una forte aggregazione dentro questi contenitori. È evidente però che la crisi è economica, nel senso che tutto il mondo del welfare, del terzo settore, dello sport, dell'aggregazione, della cultura ha subito moltissimo la crisi, perché gli sponsor che prima davano una mano non ci sono più, perché gli enti locali che facevano da volano non ci sono più come prima, perché per riprendersi dalla crisi del secolo non è sufficiente 5 anni, bisogna ovviamente avere un po' di pazienza e continuare a supportare alcune idee generali di città che nelle polisportive sono sempre presenti e dovranno continuare ad esserci. Facciamo l'esempio della polisportiva Villa d'Oro, ecco, qui i frequentatori sono scesi di parecchio. Io credo che in quel luogo, come in altri luoghi, si debba immaginare lo sviluppo della città. Quella polisportiva, come la polisportiva Sacca o la polisportiva di frazione, penso ad Albareto, che sono nella zona nord della città, sono in un luogo che inevitabilmente muterà e sta mutando. Nuovi insediamenti, una revisione della fascia ferroviaria, quindi per dargli un altro secolo di vita, perché la Villa d'Oro è una delle pochissime polisportive ad avere più di 100 anni ed è nelle società centenarie, occorre intrecciare la domanda e l'offerta delle nuove volontà, dei nuovi modenesi, dei nuovi insediamenti. Come fare a renderle più attrattive? È molto semplice, ma allo stesso tempo molto complesso. Il molto semplice è la ricetta di intrecciare ciò che non è più richiesto come nei 20 anni precedenti e ciò che invece sta diventando una domanda non solo dei soci, ma anche di coloro che usufruiscono delle polisportive in maniera un po' più da servizio a domanda. Se uno sport andava di moda ed era molto frequentato, probabilmente quello sport oggi non è più così di moda e bisogna affiancare adesso un altro tipo di attività. Il ruolo del volontariato nel contesto delle polisportive, ecco, si conferma centrale, può essere valorizzato ulteriormente?
Senza il volontariato e le polisportive, ma penso anche al volontariato sanitario, ambientale e di qualunque altro tipo, come dire, tutto sarebbe più difficile. Senza il volontariato molte delle cose che facciamo in città non si farebbero. Cos'è e qual è soprattutto il rapporto tra il Comune di Modena e il mondo del volontariato? Beh, noi abbiamo innanzitutto un rapporto dettato dai servizi espressi sul territorio. Il settore del welfare, il settore della sanità, non solo comunale, ma chiaramente tutto il mondo delle aziende sanitarie, senza quel volontariato che fortunatamente è molto radicato non riuscirebbe a mettere in campo dei servizi. Ci sono alcune cose però che nel territorio stanno cambiando, ci sono alcune domande che probabilmente o hanno bisogno di un volontariato impostato diversamente, oppure altre necessità che non possono essere più demandate a un impegno di volontari che a volte nasceva anche in maniera spontanea. Allora, abbiamo sentito le parole dell'assessore Guerzoni. La Mazzi, come ARCI siete presenti in diverse polisportive, ecco, come sta andando? Qual è, insomma, avete riscontrato anche voi i segnali di una crisi del modello tradizionale? Avete ripensato anche voi alcune delle vostre attività? E diciamo che le cose che diceva l'assessore Guerzoni le trovo molto vere, nel senso che sul modello delle polisportive dentro all'ARCI, che è un'associazione partecipata e quindi fatta anche dai dirigenti, da coloro che le hanno costruite e che le rendono fruibili, perché abbiamo una serie di persone che, oltre a essere i fruitori delle attività che si fanno in questi spazi, sono anche quelli che le organizzano e che quindi le hanno pensate come luogo dove ritrovare, dove poter passare il proprio tempo, tra virgolette, liberato, una volta si diceva così. E cambiano le passioni delle persone, cambiano le inclinazioni, cambiano anche le nuove generazioni di anziani, se li vogliamo chiamare così. E i nuovi pensionati hanno delle passioni e delle inclinazioni diverse, quindi negli anni noi abbiamo visto per esempio un po' decrescere alcune attività che sono state il centro della vita delle polisportive, come il gioco delle bocce. C'è stata, no, anche proprio una rifunzionalizzazione degli spazi, questi grandi spazi che non fanno attività solo per gli anziani, ma hanno sempre funzionato come dei presidi territoriali dove trova spazio la socialità un po' di tutte le generazioni, e questo per noi è un dato, per esempio, positivo ancora, perché la cosa che si diceva prima dell'anziano che rischia di uscire dalla rete della socialità, di sentirsi isolato, in luoghi come questi si prova, insomma, invece a far sì che non sia così. Questo passa un po' dall'auto-organizzazione, quindi dal fatto di decidere anche che cosa vogliamo, come vogliamo riempire questi contenitori, passa anche da delle progettualità che sono pensate, diciamo, dall'organizzazione. Oggi i nuovi anziani, per esempio, sono molto più inclini ad approfondire, a conoscere, quindi il tema della formazione permanente, della cultura, ma anche, diciamo, l'attenzione un pochino di più ai diritti, agli stili di vita, e quindi e un pochino meno le attività invece magari di un tempo, come il gioco bocce e le tipiche attività del dopo lavoro, diciamo, di quando le polisportive sono nate. Attività che però rimangono ancora molto presenti e che noi continuiamo a pensare siano, anche per i numeri, insomma, che raggiungono, siano attività fortemente aggreganti. Penso alla tombola, che ancora nelle polisportive è un'attività molto praticata, o al ballo. Prima passavano le immagini di un nostro progetto pensato, insomma, e attivo dal 2008, che coinvolge una rete di 34-36 polisportive a seconda degli anni, è un progetto dove offrendo dei corsi di movimento, queste sono le immagini di una iniziativa di chiusura dove tutte queste realtà sostanzialmente presentavano ciò che gli anziani hanno imparato in questi corsi di movimento, movimenti molto semplici, balli di gruppo che non necessariamente prevedono di dover essere presenti
ospiti in coppia, perché questo è anche quindi uno, non escludono nessuno. Non escludono nessuno, e anzi aveva l'intento questo progetto di portare dentro alla rete della socialità anche persone che per piccoli motivi rimangono esclusi, perché magari perdi l'amico insieme al quale ti recavi in macchina perché uno guida l'altro no in polisportiva, piuttosto che la compagna o il compagno, e allora dici no, io da solo non esco più. E quindi si lavora un pochino proprio sul tentare di tenere le persone, rimangono attive quando sono incluse in una comunità, e si lavora su questi concetti insieme sugli stili di vita. E in effetti sono immagini molto belle, perché rendono appunto l'idea davvero vincente dello stare insieme, del divertirsi, hanno proprio l'aria di divertirsi parecchio. Allora, ha parlato la presidente dell'ARCI, vorrei mostrare la vignetta che ci ha mandato il nostro Snake, Sauro Serri, sempre così un po' pungente, non so, qui abbiamo una vignetta dedicata all'ARCI e qui abbiamo un personaggio femminile bionda, giovane, non so se la presidente si riconosce. Il personaggio dice: i circoli ARCI sono luoghi dove gli anziani possono venire per socializzare, ma venite all'orario di apertura, non come in COP che vi mettete in fila un'ora prima che apra. Ecco, insomma, qui anche è un po' ironizza sulle abitudini dei nostri pensionati, ecco, di essere sempre molto tempestivi nel mettersi in fila per evitare le file. Ecco, vabbè, grazie Sauro che ci hai fatto sorridere anche stavolta. Angelo Morselli, presidente dell'Hauser di Modena, cos'è l'Hauser? Un po' il biglietto da visita della vostra associazione, cosa fate? Hauser vuol dire autogestione dei servizi per gli anziani. A Modena abbiamo 5.000 soci in provincia di Modena e 1.200 sono i volontari attivi. Sono bei numeri. Le attività sono centinaia, perché appunto ognuno deve poter impegnarsi per le cose che gli piacciono, e noi abbiamo quindi una divisione tra quei volontari anziani che sono una grande risorsa perché hanno salute e quindi voglia di fare, e abbiamo degli anziani che invece purtroppo sono quelli da assistere e quindi sono quelli che possono essere un costo per la società. L'Hauser cosa fa? La cosa più evidente è il trasporto sociale e accompagnamento. Noi abbiamo oramai più di 90 automezzi che usiamo per accompagnare le persone, fare delle cure mediche, fare tutte le iniziative che servono. Diciamo che noi siamo nati e i volontari si muove per garantire l'esercizio dei diritti delle persone che altrimenti non ce lo farebbero. Lo diceva prima Antonella, le famiglie sono più lontane, più disgregate, e quindi le persone restano più sole, e se non c'è qualcuno che le aiuta è un problema anche avere il tempo, la voglia anche di andare dal medico, curarsi, eccetera, quindi non solo per divertirsi. Fate anche però attività di socialità oltre proprio a dei servizi mirati come quello che stavamo vedendo nelle immagini. Infatti l'obiettivo nostro si chiama invecchiamento attivo, fare in modo che la gente anche da anziani possa uscire di casa. Questo. Poi per cosa? Per quello che mi hai detto prima, che gli piace. Noi facciamo molte iniziative di diverso tipo. Abbiamo un gruppo di donne che fanno le sarte facendo le pigotte in accordo con l'UNICEF. Le pigotte, meravigliose bambole della solidarietà per l'UNICEF. Esatto, questo è uno. Abbiamo, facciamo le stiamo vedendo teatro. Adesso le vostre signore delle pigotte, esatto. Qua fanno dei lavori bellissimi. Facciamo molte altre iniziative proprio per tenere la gente impegnata fuori casa, perché questo è uno dei problemi più grossi. Stare in casa, come veniva detto, rischia di aumentare celermente la demenza, non parli con nessuno, quindi oltre che il fisico stesso, se non ti muovi invecchi prima. Uscire invece vuol dire poter essere ancora vivi, insomma, ritardare tutti quei fenomeni di invecchiamento che conosciamo. Quindi il nostro obiettivo è quello lì. Le iniziative sono talmente tante. Adesso abbiamo l'obiettivo di fare un progetto che integra quello che c'è. Ci sono le case di riposo per gli anziani, ci sono i diurni per chi vuole andare solo durante il giorno. Noi stiamo sperimentando di fare in alcuni luoghi dei momenti che un giorno o due alla settimana facciamo colazione insieme agli anziani, soli.
quindi andiamo a prendere con gli automezzi, li portiamo lì e facciamo colazione, quindi stiamo un'ora insieme, che è importante perché tanto si vedono, si parlano e noi vediamo chi manca e sappiamo il perché, se uno è ammalato o cos'altro, il rischio, e altrimenti queste persone vengono perse di vista. È un'attività che costa pochissimo ma che rende tantissimo. Poi quando sono lì, qualche volta giochiamo a tombola, qualche volta facciamo venire un medico che spiega le malattie che ci sono, come curarsi, a volte viene un agricoltore che spiega come fare per i fiori, e questo è il sistema. A volte balliamo anche, perché piace anche ballare, anche se sono anziani così. Quindi l'obiettivo è quello di fare in modo che nessuno si senta escluso. Purtroppo c'è questo problema che diceva prima Antonella: andando a casa delle persone abbiamo scoperto che moltissimi abitano in piani alti dove non c'è l'ascensore. Allora noi abbiamo questo problema. Modena è una città che si è sviluppata verticalmente e dove 7 abitazioni su 10 non hanno l'ascensore. Lì questo diventa un problema. E gli anziani molto grande. Così non possono uscire. Allora l'assistenza domiciliare è importante perché il medico va in casa di queste persone, ma se questa persona non esce anche solo per fare filos, no, è un problema grosso per queste persone. Quindi noi cerchiamo di aiutare tutto questo mondo che altrimenti rischierebbe di essere escluso. Quindi un'azione davvero importante e meritoria, quella che svolgono le associazioni sul territorio, associazioni che hanno ben presente i problemi e le esigenze degli anziani, e insomma l'unione fa la forza. Se poi esiste anche un coordinamento e un modo di collaborare, superando magari insomma un po' quelle che sono le logiche di campanile, ma magari l'OSPI si mette insieme all'ARCI, che si mette insieme all'AUSER, si uniscono le forze, si fanno iniziative insieme. So che è così e ci sarebbe infatti tantissimo da raccontare sotto questo aspetto, si riesce a fare molto e sempre un po' di più. Ma io, prima di chiudere, perché ormai il tempo è tiranno e siamo già in chiusura, volevo mostrare la seconda vignetta, che è dedicata espressamente all'Auser e penso proprio dedicata in modo particolare al presidente. Le pigotte per l'UNICEF, che le facciamo senza capelli per evitare che ci accusino di perdere tempo a pettinare le bambole. Ecco, insomma, Angelo Morselli, insomma, siete talmente attivi che nemmeno vi concedete di pettinare i capelli delle pigotte. Allora, davvero grazie allo SPCGL, grazie all'ARCI e all'AUSER di questa chiacchierata. Insomma, l'invito è sempre quello: vincete la solitudine, uscite, lasciatevi appunto così invogliare dalle proposte che vengono messe in campo.